Ok, intanto per noi è molto importante essere qui, essere in Val Susa è molto importante. Per molti di noi è la prima volta che vengono su di qua, io c'ero già stato. È una valle, è una storia, questa che ha insegnato tanto e continua a insegnare tanto. Siamo qua per questo dibattito sull'internazionalismo, sulla questione palestinese, sulla questione legata ai traffici di armi. Ripeto, è una cosa molto emozionante, ci sono anche dei ragazzi che non conoscevano proprio. Insomma, quando entri in Val di Susa e vedi queste cose qui, vedi il cantiere, vedi i compagni, le compagne, si capisce un'altra forma di lotta, si capisce cosa succede qua, proviamo a capirlo. Siamo qua perché crediamo nella vostra battaglia, pensiamo che siete un esempio per tanti di noi, lo siete sempre stati, è una lotta importante, è una lotta che assomiglia anche un pochettino a quella che stiamo cercando di fare noi. A volte sembrano lotte impossibili, lotte durissime da fare, ma invece in realtà poi portano dei risultati, nell'immediato, magari nei lunghi periodi. Per quanto riguarda la nostra vicenda è un po' tutto fermo, un'inchiesta molto grossa che ci vogliono appioppare questa associazione a delinquere, sostanzialmente per due filoni. Uno è il filone del contrasto ai traffici di armi in porto, l'altro è il filone del contrasto al fascismo che stava radicandosi a Genova, che per fortuna non si è radicato. In questi anni, dal 2017 al 2020, loro sostengono che sono stati innumerevoli tantissimi gli episodi in cui c'è stato delle azioni contro i traffici di armi e delle azioni contro i fascisti. Sì, le abbiamo fatte, molte di queste le abbiamo fatte, le rivendichiamo, le continueremo a fare, le facciamo perché crediamo che stanno anche per quel che si può dire nelle cose del nostro paese. Il nostro paese è un paese che è nato sull'antifascismo e noi lo portiamo avanti. Genova ha una storia, una tradizione di antifascismo, come lo ha la Val di Susa, perciò in questo secondo me ci unisce questo sentimento qua. In più a voi state facendo questa battaglia qui contro le grandi opere, contro il TAV e noi da qualche anno a questa parte stiamo facendo una grande battaglia contro i traffici di armi. Una battaglia che sta estendendo in altri porti, i portuali hanno nel loro DNA la solidarietà tra i popoli, perciò è una battaglia che noi continueremo a fare e questa inchiesta qua ci ha bloccato un pochettino ma non ci ha sicuramente fermato.